In politica ci sono vari personaggi, molti però non li conosciamo e non sappiamo cosa fanno fino a quando non appaiono in TV. A quel punto vengono invitati dappertutto, ma solo se sono naturali istigatori di discussioni, battibecchi e litigi che alzano lo share della trasmissione. E quando appaiono certi personaggi, che attirano l'attenzione scagliandosi verso chi non la pensa come loro, alzando i toni in modo autoritario, mi piace andare a vedere se ciò che sostengono viene eseguito prima di tutto proprio da loro. E un bel giorno spunta lei, la regina del controsenso. Iniziamo col dire che ho sorvolato nel vedere una siringa col cappuccio, ho sorvolato nel vedere un'infermiera con orologione e braccialetti, che ritengo per niente professionale, mentre lei invece è quella che ho conosciuto quando le sono presi quei 5 minuti di furore di fronte all'offesa ai 130.000 morti e non era d'accordo non solo con Enrico Montesano ma anche con l'Istituto Superiore di Sanità. E la vedete che comincia a borbottare come una pentola a pressione fino a... Un'influenza. No, non ci sto, non ci sto, non ci sto, ci sono dei morti, non ci sto! Alt, ci sono dei morti, non ci sto. Le frasi più ghiotte dei veri covidioti sono fatti un giro negli ospedali e ci sono dei morti. Perché logicamente non è mai accaduto nella storia che qualcuno morisse. Siamo un popolo di immortali. Se ignoriamo i 600.000 morti all'anno, ogni anno. Non ci sto Paolo, vado via, io non posso sentirla, un'idiozia del genere. Alt, l'idiozia del genere viene dall'Istituto Superiore di Sanità. Perché se non ci fosse stato il Covid, magari erano ancora vivi. Alt, magari erano ancora vivi. Coi magari questo, magari quello, magari quell'altro si possono scrivere tutte le fiabe del mondo. Certo che avevano altre patologie, certo che magari avevano dei tumori, certo che magari erano pazienti fragili, ma senza il Covid magari oggi sarebbero ancora in vita e chi li ha ammazzati è stato il Covid e quindi lei non si permette di dire che 130.000 morti non sono morti per il Covid perché lei non può insultare qualcuno che oggi non c'è più. Punto. Punto. E allora scusate se adesso vi annoierò, ma vorrei qualche spiegazione su ciò che andiamo a vedere. Allora, sappiamo bene che le mascherine e il distanziamento sono alla base delle norme di sicurezza per evitare i contagi, no? Dopo 20 mesi, quasi 2 anni, se non le rispettate non se ne esce più, vero? Vogliamo vedere il buon esempio di chi si offende per i morti? Fiera Milano della ristorazione. Qui la mascherina non ce l'ha, però ha un orecchino a forma di mascherina. Qui ce l'ha e la usa correttamente, brava. Qui invece non ce l'ha, però ha una borsetta a forma di mascherina. Simpaticona. E allora andiamo. Selfie numero 1. 3 estranei senza rispettare le regole basilari, mentre laggiù invece la plebe deve e non se ne lamenta. Nella foto 2 le parti si invertono, i VIPs senza mascherina e lei con la mascherina. Praticamente bravi a metà, perché comunque vediamo da 20 mesi che i VIPs sono immuni come l'omonima app Immuni, che è stata utile come una forchetta nel brodo. In questo post elogia la Merkel quando fece chiudere aziende in Italia mentre ne aprivano in Germania e per quando negò l'accoglienza ai migranti. Se avete un vaffanculo che vi avanza, potete lasciarlo qui che ci sta bene come il cascio sui maccheroni. Foto 3. In aereo, con non conviventi, selfie in ambiente piccolo e chiuso ma sicuramente pressurizzato e ammucchinato che non ce n'è Covid. E c'è pure un anziano che ha avuto una carica virale come non si era mai vista nella storia. Altra foto. Perché non farsi un bel selfie col comandante generale senza mascherine? E poi una foto col presidente della regione Calabria? Poi condivide con fierezza il post del presidente che dice: hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Bene, dopo aver condiviso questo, userà la mascherina e manterrà le distanze? Come fa chiunque della plebe? Immunizzato o non immunizzato? Dato che chiunque può contagiare ad essere contagiato? Sì. Mantiene la distanza con gli abbracci e porta la mascherina, in mano logicamente. Belli vicini e belli abbracciati. Poi arriva il post del neurone abbandonato. Se avete potuto manifestare liberamente in strada senza limitazioni contro il Green Pass, lo dovete agli oltre 43 milioni di italiani che si sono inoculati. Doveva essere una catastrofe e invece manifestava una sparuta minoranza, un flop. E ha pure il coraggio di pubblicarlo insieme alla serie di foto con migliaia di persone. Vabbè, centinaia. No dai, decine di persone. Cioè, 4 sorci, sparuti e floppy. E qui ha vinto la Coppa Senza Vergogna 2021, sia
sia per la foto che per la minchiata che ha detto. Perché tra le altre cose quei 43 milioni non erano certo lì. E noi ancora stiamo aspettando i morti dei festeggiamenti dell'Inter e degli europei. Ma dato che non ve li hanno fatti vedere, non sono mai avvenuti. Quindi verrà tolto anche lo scudetto all'Inter e la Coppa d'Italia. Non possono mica dire che li hanno vinti nelle patatine, se non sono mai avvenuti. Ma andiamo avanti con l'annoiamento e le misure sanitarie creative, scusate. Ora si va in Piemonte. A Pinerolo! A Pinerolo! A Pinerolo! Con le mascherine sul tavolo. Poi la confusione. Una sì, una no, una sì, una no. E lei proprio no. E a quel punto perché non fare una bella capatina all'ospedale con gli operatori della terapia intensiva? Che se entrate voi, plebei, con solo la mascherina sotto il naso, vi fanno un TSO mentre lei può stare addirittura senza e in mezzo a loro. Che sono pure contenti e mostrano il 3 per aver fatto anche la terza dose. Solo questa foto basterebbe per il premio Pulitzer e un applauso dai balconi. E andiamo con un altro posto. Torino, città dell'industria che ha bisogno di un imprenditore di successo come da Milano. Tutti mascherati, o quasi. Poi una bella foto di gruppo senza nulla. Poi ci si ricompone mascherati per dare il buon esempio fra la gente. Poi vabbè, salta fuori il solito orecchino a forma di mascherina. Poi un'altra bella foto di gruppo. E ancora un'altra bella foto di gruppo, sorridenti come se non ci fosse un Covid. Poi ci tiene continuamente a farci vedere l'orecchino a forma di mascherina. Poi un altro bel post scritto dal portavoce del neurone, perché il neurone si è assentato per fare un servizio fotografico. Seguito da un altro post scritto questa volta dal portaborse del portavoce del neurone, perché il portavoce si è licenziato. Poi un altro bel selfie in un ambiente chiuso e con un gregge di mascherine creative, un po' sì, un po' no, perché hanno capito bene la loro utilità. E poi via con altri selfie e altri selfie. La mascherina diventa salvamento per i selfie con chi non la porta. Poi un altro post del figlio del portaborse del portavoce del neurone a caratteri cubitali, perché lo vedono bene anche le pecore più lontane. Poi una bella foto col pennuto, rigorosamente senza mascherine e con allegato un post che non l'avrebbe scritto nemmeno l'ultimo dei bidelli della scuola del figlio del portaborse del portavoce del neurone. Poi qualche foto dalle votazioni con mascherina e... Porca miseria, quell'orecchino a forma di mascherina è veramente simpatico. Poi un bel abbraccio da 400 euro di multa. Le mascherine come ciondolo porta fortuna. Un selfie al volo per non perdere il vizio. Poi un altro, poi un altro. Poi perché non fare anche un bel video per sostenere Occhiuto, rispettando le regole, a braccetto e con delle belle pacche come se fosse un congiunto. Poi altri selfie con borsette a forma di mascherina. Poi arriva la TV e la mascherina ci vuole. Se no le pecore poi pensano male. Poi a Ravenna, con la nuova moda delle mascherine da gomito. Altre borsette mascherine, nemmeno in pandan con il vestito. Poi un bel trittico di mascherine salvamento, utili come un pettine per i calvi. Poi a Pordenone, tutti distanziati e mascherati, ma appena si finisce e anche il Covid se ne va, si possono fare selfie in tutta sicurezza. Poi si va al centro oncologico di Aviano, dove bisogna fare le cose per bene, tutti con la maschera. Poi però, mi spiegate questa foto? Due con mascherina e la VIP senza? Allora qui i mononeuronici mi diranno perché sono distanti. Bene, allora mi spiegate perché le mascherine. O stai distante o tieni la mascherina. Se siete già distanti, a cosa serve la mascherina? Logica. Queste buffonate tenetele per le pecore. Perché se penso che in una scena così ci sono dei medici, mi viene la pelle d'oca. E lei, oltretutto, è quella che si può permettere di dire che questa persona va sospesa. Lei, con la mascherina a mo' di borsetta, perché lei lo sa ma non ce lo dice, che il virus non ama essere fotografato. Perciò nelle foto potete stare tranquilli e sfoggiare il rossetto che è costato tanto. Cioè, questa è senatore della Repubblica, eurodeputata, presidente della commissione bicamerale infanzia e adolescenza. Scienza. E per questa fiera delle mascherine creative percepisce 125.000 euro all'anno, cioè 10.000 euro al mese. Ora, al netto del presunto rispetto delle regole, qui c'è un problema di opportunità grande quanto tutta la penisola e che dimostra con chiarezza cristallina i due volti di uno stesso paese. Da una parte decine di milioni di cittadini rinchiusi in casa che fra mille sacrifici combattono miseria e depressione, dall'altra parte una cricca di privilegiati che mentre pontifica, moralizza e decide delle vite altrui, se ne va in giro a fare la bella vita con un menefreghismo e un disprezzo per gli italiani e le istituzioni da far sembrare il marchese del Grillo uno statista.
Morale? A questa gente non gliene frega niente. Non si faranno mai da parte volontariamente nell'interesse dell'Italia. Spetta a noi cacciarli a pedate e riprenderci il nostro paese e il nostro futuro. Altrimenti non ne usciamo.